Carissimi Mario e Barbara, siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa. Siate sempre, come dice la seconda lettura, amando il prossimo, amando le persone che il Signore ci ha messo accanto. Un amore costruito, un amore desiderato, un amore che oggi trova completezza e compimento in questa celebrazione dove diventeranno sacramento. Mario, vuoi accogliere Barbara come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Sì. Barbara, vuoi accogliere Mario come tuo sposo nel Signore,
promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. Non osi separare ciò che Dio unisce a. Il signor e la signora Bua. Mario e a Barbara in questo giorno. Possiamo augurare di mettere in pratica la parola che avete ascoltato, questa parola che avete scelto, questa parola che avete contemplato. Siate sempre, come nella prima lettura, felici, gioiosi di vedervi l'un con l'altro.